Mani Annalisa, 12 e 6 minuti in diretta, sempre con Stelle di Giorno. Saluto Cettina che mi scrive: mi offri o ti offri un caffèuccio? Chiamiamolo caffettino, dai, facciamolo nostro, un caffè stellare. Ecco, ti posso offrire un caffè stellare se vuoi, perché Stelle di Giorno offre caffè stellari per tutti. È bellissimo, un giorno andare a bere un caffè sulle stelle, sono una sognatrice, ma è bello sognare nella vita, quanto è bello sognare, tantissimo. Sognare anche di mangiare bene, di vivere in un certo modo, soprattutto con delle abitudini corrette, ed è per questo che è giunto il momento della nostra rubrica dei consigli utili. Pronti? Di cosa parliamo? Parliamo del pollo. Sarà un mio amico contento? Perché adora il pollo, quindi sai, caro amico mio, e non solo, perché c'è tanta gente che mangia il pollo. Ieri parlavamo della carne rossa che fa male, il pollo già appartiene alla carne bianca. Se stai cercando quindi un'ottima fonte di proteine magre a basso contenuto di grassi, il pollo è la soluzione, perché appunto è ricco di proteine che contenute in questo volatile favoriscono lo sviluppo muscolare e anche la crescita, e contribuiscono a mantenere un peso corporeo salutare e favoriscono il dimagrimento. Quindi il pollo contiene veramente tante proteine. È anche un antidepressivo naturale, perché come il suo vicino parente tacchino è ricco di un amminoacido che si chiama triptofano, che è responsabile di quella sensazione di conforto che provi dopo aver bevuto una bella tazza di brodo di pollo. Se ti senti depresso mangiando un po' di pollo, aumenterai di fatto i livelli di serotonina nel cervello, migliorando l'umore, eliminando lo stress, e ti addormenterai più serenamente. Sapete che non lo sapevo che il pollo avesse tutti questi benefici? Previene la perdita ossea, quindi se siete in età avanzata e se sei preoccupato riguardo all'artrite, all'osteoporosi, mangiare pollo ti aiuterà a combattere contro la perdita ossea grazie al carico di proteine che ti fornisce. E poi ancora, per la salute del cuore fa molto bene l'omocisteina, che è un altro amminoacido che può causare problemi cardiovascolari se il corpo per esempio ne contiene in quantità troppo elevata, e il pollo, per fortuna mangiandolo, i livelli di omocisteina diminuiscono e si mantengono sotto controllo. Anche il pollo è ricco di fosforo, un sale minerale fondamentale che supporta denti, ossa, ma anche i reni, il fegato e il funzionamento del sistema nervoso centrale. E poi contiene anche abbondante selenio, che è un sale minerale essenziale coinvolto nella performance metabolica, quindi serve per il funzionamento della tiroide, degli ormoni e il metabolismo del sistema immunitario, quindi utilissimo anche per questo. E poi la vitamina B6, che catalizzano le reazioni enzimatiche del metabolismo cellulare, significa che mangiare il pollo mantiene sani i vasi sanguigni e quindi anche alti livelli di energia, aumenta le calorie bruciate dal metabolismo, così potrete mantenere un peso salutare e un giusto livello di attività. E poi ancora è ricco di niacina, che sarebbe una vitamina del gruppo B che ti difende dal cancro, da altre forme di danni genetici, del DNA. Inoltre il pollo contiene delle quantità di retinolo, alfa carotene, beta carotene e licopene, sono delle forme derivate della vitamina A e tutte fondamentali per la salute della vista, quindi fa molto bene anche agli occhi. E poi molti di noi soffrono di labbra screpolate, afte della bocca, piccole piaghe sulla lingua, pelle secca durante l'inverno, però basta una carica di riboflavina, che si trova nei fegatelli di pollo, per ridurre drasticamente i problemi della pelle e ripararla se secca o danneggiata. Quindi anche oggi abbiamo parlato del pollo, cerchiamo di utilizzare al top, al meglio, questi consigli, perché si scoprono sempre delle cose nuove, quindi attenzione. Per il momento la nostra rubrica dei consigli utili si ferma qui, domani torneremo con altri argomenti. C'è la musica, e che musica!